Amici di Gossip News, ben ritrovati. Io sono Nat e questa è una nuovissima pillola di gossip. In queste ultime ore, amici miei, alcuni video che ritraggono Davide Donadei mentre si diverte tra canti, balli, hanno generato nuove polemiche, ovviamente perché la mamma dei polemici è sempre incinta. L'ex tronista di Uomini e Donne è tornato single da qualche settimana, che ve lo dico a fa, dopo l'addio a Chiara Rabbi. Addio documentato in un ampio video che ho fatto qualche giorno fa, ma a distanza di poco tempo eccolo divertirsi insieme ad un'altra donzella non del tutto sconosciuta. Eccola, si tratta di un ex volto di Amici e subito è scattata la polemica, perché non sia mai passare 10 minuti senza polemizzare, che ha coinvolto ancora una volta anche l'ex Chiara Rabbi. Che lei che c'entra, vabbè. Ma ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Prima di proseguire vi invito come al solito a supportare il canale, mettendo un bel like, registratevi, cliccate e condividete come se non ci fossero domani. Ma veniamo a noi. Ha colto di sorpresa l'addios di qualche settimana fa tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. E sì, si pensava che si amassero, che andassero avanti di comune accordo. E niente, vabbè, i due dopo un anno e mezzo d'amore si sono lasciati. Beh, capita anche nelle migliori famiglie. Sin qui nulla di strano, se non che in queste ultime ore sono apparsi in rete immagini, video, didascalie, clip art che ritraggono Davide felice e sorridente accanto ad un'altra donzella. Non vedo quale sia il problema. Comunque veniamo a noi. Insomma, non sembra essere poi così affranto a pochi giorni dalla rottura con l'ormai ex fidanzata. Scusate il mio gatto. Sì, dimmi. Si è lasciato, probabilmente. Allora, c'è chi supera male le cose, c'è chi le supera bene, no? Cosa dovevi fare? Cosa doveva fare? Sono lì, oh, sono triste perché è finita la mia storia. Ah, sì? Vabbè, te ragioni da gatto, io ragiono da umano, mi dispiace, non ci troviamo. Comunque sto facendo un video, ne parliamo dopo, eh. Ciao, vabbè, secondo me, voglio dire, cosa doveva fare? Struggersi, non uscire più di casa, chiudersi nella sua cameretta? No, ha cercato di superare, ognuno supera le delusioni, le sofferenze a suo modo. Comunque. Ed eccolo infatti il nostro Davidino accanto a Arianna Gianfelici. Sì, quella di Amici, me lo sto per dire, se hai un po' di pazienza, va bene, ciao. Allora, Arianna Gianfelici non proprio una sconosciuta, la ragazza infatti è una ex allieva di Amici. La cantante aveva partecipato alla 20ª edition del talent show di Maria De Filippi ed era entrata anche nella squadra di Rudy Zerbi. Peccato che il suo percorso non sia durato molto, visto che non riuscì nemmeno a raggiungere la fase serale del programma, praticamente il famoso gatto e la famosa tangenziale. Bene. Nonostante questo, i fan più attenti l'hanno riconosciuta nei video apparsi sui social in queste ultime ore e che la vedono proprio in compagnia dell'ex tronista Davide, perché i fan, quando c'è bisogno, si trasformano in ispettore Gadget, l'ispettore Kojar, no, proprio, cioè, non gli sfugge una virgola. Questo non vuol dire, amici miei, che tra lei e Davide ci sia un qualcosa di più di una semplice amicizia. Non è che, voglio dire, siamo tornati al 1800 dove vedi un ragazzo che ride con una ragazza, oh beh, quelli sono amanti. No. Ma in molti comunque sono rimasti stupiti nel vedere l'ex di Chiaretta Rabbi così desideroso di divertirsi da music and dance, ovvero musica e balli, a distanza di pochi giorni dalla fine della storia con Chiaretta mia bimba dorata. Va anche detto che prima dell'addio alla fidanzata Davidino appariva di rado sui social, non si vedeva quasi mai. Questo ha fatto pensare a molti utenti, i quali quando c'è da ravanare mentalmente ravanano come non ci fossero domani, che l'addio a Chiara sia stato causato principalmente dalla gelosia di lei. Ma questo è solo un'illazione non confermata da nessuno, però già la gente è colpa sua, vabbè. Ed ecco che sui social ovviamente hanno cominciato ad apparire commenti e critiche sia all'indirizzo di Davidino sia anche all'indirizzo di Chiaretta. In particolare su Instagram Davide si è trovato a rispondere ad alcune domande dei fan. Ma ancora sai rispondere ai fan, Davide? Ma non vedi che tutti questi minchosauri non passano tutto il tempo a offendere? Loro pensano che essere haters sia una cosa della quale essere fieri? No, ti si devono solo vergognare. Vabbè. Non è entrato nel dettaglio il nostro Davidino della rottura con Chiara, ma ha semplicemente detto che non gli piacciono le donne aggressive. Non si sa se l'ha riferito a Chiaretta o a qualche pirla che magari su Instagram gli scriveva qualcosa di aggressivo, appunto, e che continuerà comunque a seguire il suo corazon, così come ha sempre fatto fino ad ora. E io ti auguro di seguire il tuo corazon sia a lui che anche a lei, ovviamente. Insomma, il nostro Davidino continua a credere nell'amore. Segue praticamente il comandamento di Gemma Galgani, amore prima di tutto, nonostante la fine della storia con Chiaretta. Beh, oh, sono giovani, hanno di fronte una vita, hanno di fronte tante esperienze da fare. Cosa fai? Allora ti
chiude la prima storia d'amore un po' seria, cosa fai? Diventi eremita, diventi casto. Quest'ultima, Chiaretta, è forse quella della coppia che viene più criticata in queste ultime ore. Lei ha fatto niente ha fatto, vabbè. Perlomeno per quello che sappiamo noi. Infatti, la ragazza è attaccata da più parti a causa della sua presunta, cioè non dimentichiamoci, presunta, ovvero il contrario di certa, gelosia nei confronti di Davide, che molti reputano come la causa della rottura. Perché ragazzi, qui sanno tutti quello di tutto, no? Sono tutti su tuttologi, sanno, probabilmente hanno vissuto insieme a Davide e Chiara in questi ultimi tempi, no? Quindi sanno tutto. Madre mia, che rabbia che mi fa venire certa gente. Comunque, non è sfuggito il fatto che Davidino, dopo l'addio a Chiara, però, si è sbizzarrito, abbia cominciato a mettere like sui social a molti personaggi, tra cui anche Elena D'Amario di Amici. Vabbè, finché metti like, però è vero, ci sono anche donzelle che sono gelose di queste cose qua, poche, ma ci sono. Insomma, secondo parte del pubblico, sarebbe stata la gelosia di Chiaretta ad ostacolare il rapporto con Davidino, visto che ora l'ex tronista sembra godersi una ritrovata libertà, divertendosi alle feste. Vabbè, mamma mia, ne vogliamo fare una questione di stato. La diretta interessata, ovvero Chiaretta, rispondendo a queste critiche, le ha giudicate come delle stronza, avete capito che cosa intendo. In più, sempre sui social, c'è chi ha addirittura ipotizzato che Chiara fosse trattata come schiava da Davide. Siamo tornati nel Medioevo, dietro i migliaia di anni, la tratta delle schiave. Ma vi rendete conto? Le minchiate che la gente scrive sui social, madre mia, l'ho sempre detto, bisognerebbe avere il patentino per usare i social, guarda. Niente di più assurdo, ha replicato la stessa Rabbi in persona, che a tal proposito ha precisato come nessuno l'abbia sfruttata sul lavoro, anzi è sempre stata trattata come una regina, visto che anche la mamma di Davide l'ha trattata come una figlia. Insomma, chi pensava che Davide avesse sfruttato Chiara facendola lavorare nel suo ristorante rimarrà deluso. E io aggiungo, è un grande minchione, perché voglio dire, se è una fidanzata, metti che dà una mano o lavora anche col fidanzato. Questo significa collaborare, non significa essere schiavizzati. E poi, voglio dire, mi sembra maggiorenne vaccinata per riuscire a ribellarsi nel momento in cui si sente schiavizzata. Comunque, niente di tutto questo. Chiaretta ha detto, sono delle tavanate galattiche. La questione lavorativa, le questioni lavorative non c'entrano nada de nada in tutta questa vicenda. La Rabbia ha poi precisato che se qualcuno vuole giudicare il comportamento di Davide di questi ultimi giorni è libero di farlo, senza però rompere i Maroon 5 o i cojones a lei o al suo lavoro. E insomma, messaggio forte, chiaro, bisogna solo capire chi l'ha recepito. La vedo molto dura la cosa. Comunque, resta comunque il fatto che il nostro Davidino sembra essersi ripreso in fretta dopo la fine della sua relazione con la Rabbia. Che dire, come vi ho detto all'inizio di questo video, c'è chi affronta le delusioni, le tristezze in un modo di un tipo e c'è chi le affronta in un modo dell'altro. Io non mi sento di giudicare nessuno né di criticare nessuno, però ovviamente voglio sapere la vostra opinione, che cosa ne pensate a tal proposito. Ovvero, secondo voi è vero che questa storia è finita perché la Chiaretta Rabbi era troppo gelosa e gli diceva a Davidino, no, non mettere like a quella ragazza perché sono gelosa, non seguire quella perché non fare questo. Secondo me no. Però, ragazzi, fatemi sapere voi anche voi che cosa ne pensate. Perché parlo passa voce? Non so, perché parlo passa voce? Va bene, sono più pirla del solito oggi. Va bene. Ragazzi, commentate come se non ci fosse domani. Fatemi sapere ovviamente tutto il vostro pensiero. Per quanto mi riguarda, che dire, mettete un like, registratevi, cliccate, condividete, fate tutte quelle cosine lì. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, bellezzi!